foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bene a tutti ragazzi, bene, ritornate al vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo con un FIFA 16, con il No Look Food Draft Challenge. Infatti non so, matto, ho questo ragazzi perché lo sono andato a comprare per metterlo qui davanti ai miei bellissimi occhi e praticamente andrò a scegliere il giocatore da andare a prendere. Ovviamente io dirò il numero prima di aprire il pacchetto e poi andrò a vedere chi c'era in quel pacchetto, perché comunque me lo avete detto che lo scorso episodio sono andati benissimo ragazzi e mi ha detto Joker di il numero prima, così poi quando si apre il pacchetto vedi la tua scelta e vedi i giocatori che c'erano dentro, così soffri subito. Grazie mille, sarei gentilissimi. Ragazzi, prima di iniziare vi devo lasciare un bel pollice in su, mi raccomando, arriviamo a 30.000 like, siamo prontissimi, andiamo a accedere al draft, pronti? Quindi ci copriamo gli occhi, andiamo a fare ok, ok, dovrebbe essere ok. Ok, prendiamo il modulo, andiamo a prendere il modulo con il number 2. Number 2, signori, per noi 4-3-3 falso 9, non è male, non è male. Ci copriamo gli occhi perché dovrebbe aprire il pacchetto. Ok, sta aprendo il pacchetto. Ragazzi, di solito la roba buona sta nei primi 3, diciamo. Quindi vado a prendere il numero 2. Numero 2, Pogba. Buono Pogba, signori. Però questo giro invece ho sbagliato, stava negli ultimi 3. Va bene però Pogba, ragazzi, buonissimo. Andiamo a prendere un AT, vediamo un po' chi ci esce. Vai con AT. Prendo il numero 5. 5, signori. Porca miseria, quanta roba c'era buona. Non è male Müller, poteva andare meglio, sinceramente. Allora, andiamo a prendere il numero 3, signori. Numero 3 per noi, ci prendiamo Mkhitaryan. Ma guarda la roba buona. Vediamo questo attaccante sinistro, andiamo a prendere il numero 2. Numero 2. No, volevo dire uno, raga, volevo dire uno. Volevo dire uno, c'era anche Ronaldo, mannaggia. Ci fa intesa, che culo. Però volevo dire Neymar, oh, guarda, c'era pure Royce. Ci dobbiamo prendere Volland. Mannaggia la miseria, raga, che biella. Andiamo, centrocampista. Numero 1, numero 1, mi sento il numero 1. Infatti, mazza. Numero 4, 4. Che cazzarola, biglia però, ma almeno dammelo in forma. Ci prendiamo il numero... Numero 3. Numero 3, ragazzi. Ah, porca troia. Balenciaga. Va bene. Vediamo un po'. Numero... 1. Ma porca troia, Caceres. Numero 1 di nuovo. Umtiti. Vabbè, non è male. Terzino destro. Vediamo se tanto ci dà un Marcelo Todi. Numero 5. Ma va, fanculo, va. Zra. Vediamo il portiere. Ci potrebbe dare Buffon. Numero 3, ragazzi. Sì, check. Buono, almeno check l'abbiamo preso. C'era Buffon, ma abbiamo preso check, ragazzuoli. Dai, va bene. Numero 4. Buono Navas. Ancora così. Numero 2, subito. Oh, mamma mia, i Toti. Mamma mia, quanti Toti, ragazzi. Mamma mia, quanti Toti. Pensa se dicevo 3 o 5, mi sparavo sulle palle. Ci prendiamo Alves. Mamma mia, i Toti, ragazzi. Qui andiamo con il numero 4. Ghulam, va bene, va bene. Mamma mia, quanti Toti ci ha dato. Andiamo ancora. Numero 4 di nuovo, non mi sento numero 4. Buono, Bellarabi. Buonissimo, vedi che me vola anche là. E c'era Bellarabi. Oh, te sei allagato a me Bellarabi. Numero 2. Stava di numero 1, li mortacci mi hanno fatto pure così col dito. Ma vaffanculo, Simo. Andiamo con il numero 4. Buono. Ma raga, sono presi tutti i man of the match, oh. Vediamo un attimo. Numero 2. Oh, c'era Ronaldo. Ma porco troia, se dicevo di numero 4 di nuovo. Numero 1. Numero 1. Nzonzi. No, c'era Neymar, Di Maria. Ma porca troia. Ammazza, che cazzo di draft oggi, raga. Numero 1 di nuovo. Vabbè, l'unico in forma l'abbiamo preso noi. Il numero 5 non mi piace, raga. Numero 3. Oh, Cristiano Ronaldo. Oddio, ho detto pure il numero 5 non mi piace, se non la prende Cristiano Ronaldo. Oh mio Dio, Cristiano Ronaldo. Vai ragazzi, è tornato Ronaldo. Oddio, che cazzo di spettacolo. Bellissimo, ragazzi. Numero 1 Munir, va bene. Numero 4.
Ah, c'era un altro Man of the Match. Ok ragazzi, questa è la squadra che ci siamo creati. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Li abbiamo presi tutti. Tutti, signori, tutti. Ci prendiamo lui, l'allenatore. Mamma mia, che spettacolo. Ronaldo Hero, Llorente Hero, Pogba e Alves. Guarda che spettacolo, raga. Vai, bella. Oh, abbiamo fatto delle scelte eccezionali, raga. Ci siamo cagati tante, ma lì quando mi ha dato Alves Toti, me ne ha dati tre di Toti, mamma mia. Marcelo Silva e Alves, che spettacolo. Comunque abbiamo preso Pogba, nulla da poco, Bale, Llorente. E poi abbiamo preso anche, finalmente, Ronaldo, Man of the Match, ragazzi. Siamo prontissimi, possiamo immediatamente andare a iniziare questa sfida galattica. Allora, abbiamo un Kun Agüero, abbiamo Suarez, ottimo. Abbiamo un Messi, Toti, Sterling, Coleman, dovrebbe essere, se non sbaglio, Ramsey e tutti gli altri. Ci siamo riusciti a fare una squadra veramente assurda, raga. Abbiamo fatto delle scelte ottime, quindi sono prontissimo e speriamo un po' di rompere il culo, raga. Fa subito errore. Subito un errore, signori. E Paul Pogba la mette subito al centro. Subitissimo un errore per il nostro avversario, che purtroppo fa una cagata colossale. E Giocherino non perdona, ragazzi, queste cagate. La presa. E dai, che sei grosso 16 km, porco 2. Non ci credo, raga, ho fatto una scivolata assurda. Ho fatto il gol, che culo, ragazzi. Questo è un gol a bucio di culo. Raga, ho fatto la scivolata perché immaginavo che passava lì la palla, ma non pensavo facessi gol. Cioè, guardate, ve lo faccio rivedere, raga. Immaginavo che la passava perché si è spostato lì. Scivolata atticissima a far fare gol a Giocherino. Oh mio Dio, che culo. Bellissimo. Nzosi. Nzosi. E c'è Bale. E c'è Bale, signori. 3-0, Gareth Bale. Ma è bello, Gareth Bale. 4-0, signori. Gareth Bale prende il palo, ma la manda in porta comunque. Bello, bello, bello. Strano che questo ancora non quitta, raga. Anche perché adesso sta laggando un pochino, eh. Io comunque, raga, non riesco quasi a avere più. Guarda che culo. Guarda che culo, guarda, ha iniziato a laggare, signori, Mo spiegatemi quale motivo, Tiriamoci con Bale. Ma porca troia, le traverse. Se ne va Bale. Ah, ma porca puttana, ma che è la porta stregata, non entra più un pallone, Finisce la partita, piatta nell'ombrello. 4-2 per Giocherino. E va a procedere nella fase successiva, signori, il nostro Giocherino. Mamma mia, che partita. Ok, ragazzi, seconda partita, vediamo un po' chi troveremo contro. Tanto già scommetto tua. Ammazza, raga. Si parte. Speriamo di fare del nostro meglio, signori. Dobbiamo mettercela tutta. Peccato, speriamo che non lagga. Se non lagga, giochiamo tutti più bene. Ma tutti meglio, raga. Io voglio comprarmi scarpini di Iniesta. Come, chissà come si chiamano quei scarpini. Sono bellissimi, raga. Bene. L'importante è sempre andare avanti. Ottimo. Iniziamo benissimo. Tira! Vai, gol! E va a recuperare il Giocherino. Dai, è così. Quanto sei brutto, però dai, è così, raga. Dai, uno pari, subitissimo. Guarda che culo. Guarda che culo di merda. Che deviazione del cazzo che c'ha sto pallone. Dai. Dai! Bello de zio! Bello de zio, Ronaldo! Queste sono azioni create, raga, azioni create. Bello de mamma. Bello, bello, bello. Ronaldo lo va a purgare e la situazione torna alla pari. Due pari, signori. Che c'ha sta partita? Che cazzo c'ha sta partita? Ogni tiro un gol, sta succede. Dai, Ronny, bello de Ronny. Bello, Ronny. Bello, Ronny! Tre pari, signori! Ammazza che partita! Da altro proprio! Altro! Bello! Bello, bello, bello! Questo mi è piaciuto assai! Questo è l'unico gol che mi è piaciuto, che mi hai fatto, Come te sta di fortuna, bello amico mio! E guarda che culo! Dai, ma basta sti rimpalli così! Posso capire che dice culo una volta, però due, ma tre volte, quattro volte, no, Niente, i miei, raga. Si ammazzano tutti. Si ammazzano tutti. Assurdo, raga. Assurdo. Tutti i rimpalli favoriti per lui. Tutti i rimpalli favoriti per lui.
c'è niente da fare, raga. Questo ha fatto 5 gol di rimpallo. Finisci sta partita perché è meglio. Finiamo sta partita perché è meglio, raga. Comunque, signori, questo appuntamento può terminare qua. È stato veramente bello come appuntamento. Purtroppo la seconda partita, nel secondo tempo, si è sputtanata in un modo incredibile. 5 gol di rimpalli, non mi dite come cacchio è possibile, ma ce l'ha fatti. 5 gol di rimpallo, signori. Ne ha fatto uno bello, secondo me ne ha fatto solamente uno buono, che è stato quello lì di testa. Il resto, veramente una cagata di partita. Era bella fino a una certa, poi si è tutti sti rimpalli. Io a me mi ero del culo quando sono tutti sti rimpalli, quindi una cagata assurda. Che è successo qua? Non ci fa aprire neanche i pacchetti. Bene, ci riapre pure come gli pare. Ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete, passate la pagina Facebook, Instagram, come sempre in descrizione. Abbiamo fatto delle scelte ottime, mi sono divertito un casino e comunque si sono usciti dei giocatori veramente fantastici. Spero che anche per voi questo video vi sia piaciuto, ne possiamo fare tantissimi altri, mi raccomando, spolliciate. Ci vediamo, prossimo appuntamento domani alle 14, non mancate, signori. Da giocare è tutto, bella.